Come sapete, è stato approvato nei giorni scorsi un emendamento al decreto rilancio che conferma l'estensione delle concessioni demaniali marittime al 2033. E tanti si stanno chiedendo in questi giorni, ma perché è stato necessario approvare una legge che conferma quanto già stabilito da un'altra legge, cioè appunto c'era la 145 del 2018, che è stata quella che ha istituito l'estensione delle concessioni fino al 2033, perché appunto tanti si chiedono. È stato necessario approvare un altro provvedimento a rafforzare quello che è stato già deciso un anno e mezzo fa. Ora ve lo spieghiamo. La legge 145 del 2018, che è stata quella che ha istituito l'estensione delle concessioni demaniali marittime di 15 anni, appunto definiva questo nuovo orizzonte temporale, ma non dava delle indicazioni operative specifiche alle amministrazioni comunali e alle autorità portuali, che sono i due enti che appunto si occupano della gestione del demanio marittimo. Quindi appunto la situazione era quella che si definisce a macchia di leopardo e alcuni enti avevano comunque provveduto a rilasciare i titoli concessori con la nuova scadenza al 2033 e si erano anche inventati dei modi molto diversi per applicare la stessa legge, proprio perché mancavano delle indicazioni nazionali ufficiali, ma molti altri enti invece purtroppo erano fermi perché appunto non avevano delle indicazioni vincolanti e operative su come applicare questa legge. Poi c'erano anche dei casi eclatanti di alcuni sindaci che proprio si opponevano, come per esempio il sindaco di Olbia, ma questo è un altro discorso. Quindi comunque la situazione era così variegata e serviva un provvedimento a livello nazionale, appunto, che diventasse vincolante per le amministrazioni comunali inadempienti sull'applicazione di quella che resta una legge dello Stato. Il ministro del Turismo Dario Franceschini ha ritenuto di inserire proprio una legge specifica, anche se magari sarebbe bastata una semplice circolare ministeriale attuativa. Questa legge, comunque, appunto, tanto promessa, è stata inserita nel decreto rilancio, la cui prima formulazione risale allo scorso maggio. Ma anche lì c'erano un po' di problemi, nel senso che la prima formulazione di questo articolo era il 182 del decreto rilancio. Era ancora molto generico, cioè sarebbe stato del tutto insufficiente per rappresentare proprio un vincolo per le amministrazioni locali. In fase di passaggio appunto del decreto rilancio alla Camera dei Deputati, quindi c'è stato questo emendamento con la prima firma di Deborah Bergamini di Forza Italia, che appunto ha di fatto riscritto l'articolo 182, rendendolo un vero e proprio rafforzativo dell'estensione al 2033. Infatti ora la legge, per come è formulata, impedisce esplicitamente ai comuni di istituire le gare, di riassegnare le concessioni fino al 2033. Quindi, per come è stata scritta questa legge, la estensione è effettivamente blindata e le amministrazioni comunali ora non hanno proprio più scuse per non applicare la legge. Quindi questi sono i fatti. Poi purtroppo in questi giorni nei giornali abbiamo letto un mucchio di falsità che facevano credere che questa estensione al 2033 fosse una novità, il decreto rilancio proroga le concessioni delle spiagge fino al 2033. Ecco, queste erano appunto delle fesserie perché, come abbiamo già detto, l'estensione al 2033 è stata decisa un anno e mezzo fa dalla legge 145-2018. Quella contenuta nel decreto rilancio è solo una norma rafforzativa, ma non è di certo una novità. E soprattutto questa estensione è stata decisa con il pretesto, diciamo, di varare una riforma organica del settore, riforma che purtroppo continua a mancare. Infatti non entriamo nel merito dell'estensione, sappiamo che si tratta di una legge del tutto insufficiente e anche talvolta controversa per dare certezze al settore, perché il demanio marittimo purtroppo soffre di una mancanza di una riforma organica che dovrebbe andare ad aggiornare il codice della navigazione che risale agli anni 40, che è attualmente proprio il testo su cui si basa la gestione appunto delle spiagge italiane, un testo che essendo stato scritto appunto così tanti decenni fa non può più essere sufficiente per le esigenze delle imprese turistiche balneari del 2020. Quindi appunto serve questa riforma che vada a completare quanto iniziato con l'estensione al 2033. Purtroppo il governo precedente era il governo Lega 5 Stelle, quello che ha istituito l'estensione al 2033, si era preso l'impegno di varare le linee guida di questa riforma entro il mese di aprile 2019, ma non ha mantenuto l'impegno. Poi il governo appunto è caduto e nemmeno il nuovo esecutivo a maggioranza PD 5 Stelle sta
assolutamente lavorando a questa riforma. Ovviamente nel frattempo è arrivata una pandemia, come dire, ha ridefinito un po' le priorità, però ecco, finché non arriverà questa riforma organica del demanio marittimo, il settore continuerà a reggersi sì su un orizzonte temporale che adesso è diventato più sicuro, ma che non può più essere sufficiente.